giorno, so. Perdona, svegliati laggiù. So io che mi credo che si sbaglia. E come sarebbe possibile? Quello è un organo meccanico programmato. Sapete che hai spacciato lo sveglio per se facile? Se hai smaltito la stanchezza accumulata durante la giornata precedente. Se per ipotesi sei sofferto da ciliegia del stomaco, tutta la lontana. Se la foto poi arriva un momento che da su là. E su. Ti richiama la realtà dell'impegno di una nuova giornata. Carica di novembre, e di responsabilità. Ah! Perché a me mi pare che ci dormite manco non fare nulla. Ma che mangia più subito la sera, non è più cosa ne fa tanto e non vuole proprio. Stasera ne parlo con loro e vediamo se sta solo e spiegge. Ce l'arrivo dall'11 a un quarto, l'11 e mezzo, non so, padrone lo provava a parte a me. Poi quando arriva a casa, qualche cosa da vuoi menare, non lo so, ma che no. Magari durante la giornata ti hai sostenuto solo con una sudogaria, un barile, non sa, ce l'ho tolto, se la cagata. E che chi se sono poco russe da ieri. Tenga, a lenga scacchiata, te. E queste non mi aiutano, che avrei ci volevo, sto vizio un po'. Parrò buon respiro, parrò. Poi, quando arriva il momento del monologo, mi sento, come si dice? In debito di ossigeno. Ma! Certo, ma c'è, che hai sentito? Non l'ho curato. E benedetta genitrice, non date il minimo segno di presenza viva. Dico, ma venga, mi tranquillizza, no? Stavo alla toletta e non ti potevo rispondere. Alla toletta? Oh, bagno, come te la chiedi? Anzi, ma ne scopri tu e che ci sapevo trattando, facciamo nome. Ma dici che hai anche un bagno, sei poco forte e che perde troppo tempo. Ancora non sta alzando, sono 7:35. Stamattina non ci scende a fare altro. Sapete che nasce un nome di permesso. E ci dice che oggi c'è un passaggio delle spicole. C'è solo la sede. Che saggio, ma c'è. Dici che sei una sorta di processione di pesce. Ma passa una volta ogni certo tempo. E ha detto che sa da chi ha l'appuntamento alle 9:30, se no perde l'occasione. Ma capite, giornata marittima. Ha detto che si mangia frittura a mezzadia e zuppa stasera. Sì, che ce ne parliamo a fare. Ma era quando fa che era ieri che mi diceva oggi papà va a pescarti un pescetto fresco fresco. Così mammina te lo cucina con l'olio del prezzemolo e anche tu te lo ricorderai quando diventerai grande e andrai a pescare i pescetti freschi freschi per i bambini tuoi. Hanno passato già 25 anni e su pescetto fresco fresco ancora non ti si va già a sedere a casa nostra. No, chi parla, chi si esprime? Dall'ufficio già sa quando la mecca era salta, quando sente una caete e poi c'è il pallone dell'amico suo, se ne pigli la giornata per scia pascare. Ma pure ci va alzato per toccare qui da su. Bravo, bravo, ma amici, ti ha detto che sveglia su sulla mia salotto meno un quarto. Un caffè per l'hai fatto. Sì, signore, ma che mi sei già tazzino su mobiletti in un bar. Va, metti. Ma! La gonna me l'è stirata! Sì, ne la sei su su tavolo! Suo marito quando si ma c'è non tu fare Pedricchio ma ne esce da che tardi quando la mamma era andata qui di possibile facciamo un bel bagno di servizio no oh, tanto non ci vuole usi che noi è casa nostra c'è posto di proprietà dove ce l'ha messa mi fa c'è se dice ma avete manca sarà forte che non siamo andati a casa e poi se mai a dopo che andiamo a casa ne siamo due tre quattro dei bagni ne aumenterebbe il valore ce ne sarebbe riconoscente. Ma ce l'avamo sì o no? Sì.
Ah, ah, va. Chi te papà russo? Beh. Se la prossima volta li puoi fare di un'altra maniera, tenga la bocca e l'anestesia totale. Sì, e tu la tiri da prima e mangi quando mangiano tutte l'opera. Non a luna di notte, se capisce poca non ce la deggiaretta. Ma quanta volte te la chiarisce? La prova si fa a sé, non a matista. L'arte va coltivata nel tempo libero. E un giorno sarei orgogliosa di tuo figlio. Grande attore, momentaneamente. Incompreso. Momentaneamente. La faccio perché tu cambi mani.